Questa sera abbiamo l'onore di ospitare Stefano Zamagni. A me piace dire che l'economia è una filosofia, perché in realtà lo è, e stasera noi ci sposiamo l'economia, che è una filosofia, con il Festival dei Filosofi del Territorio, per cui dico, più importante di questo mix, più azzeccato di questo mix, stasera non potevamo avere. Saluto e ringrazio Francesca Nodari, che con caparbietà è un artigiano di fatto, non ancora iscritto alla nostra organizzazione, non so cosa aspetta a farlo, ma di fatto lei è un artigiano della filosofia, che è oggi come oggi il meglio che si possa trovare sul mercato. Io arrivo da Milano in un convegno importantissimo che parla di design, di digitale, e con le analisi e con i dati in mano il nostro settore, il mondo dell'artigianato, sarà ancora quello che terrà alta la bandiera del lavoro in Italia in termini numerici di fatturato e di occupazione. Per cui orgoglioso di ospitarvi, Francesca, professore, orgoglioso di ospitare tutti questi, questa bellissima platea, questi tanti amici, e lascio a te la parola, grazie. Sono io a ringraziare il presidente Massetti, l'amico Eugenio, per ospitarci in questa bellissima sede della Confartigianato, e sin da subito un grazie pieno di gratitudine al professor Zamagni, che nonostante i suoi numerosissimi impegni non ha voluto dire no alla nostra umile richiesta, anzi speriamo che possa diventare, lo dico qui davanti a tutti, è una nostra speranza, uno degli ospiti fissi, come spesso accade, e voi lo sapete meglio di me, con molti dei relatori del festival. Questa sera io credo che non ci poteva essere una domanda più importante, più azzeccata di quella che il professor Zamagni affronterà e alla quale senz'altro saprà rispondere molto bene. Perché la seconda modernità ha cancellato la categoria del dono? Ecco, io credo fermamente che due parole di introduzione su questo festival, mi ha passato la palla Eugenio e mi sento di dirle. Io credo che questo festival sia qui vivo, anzi stia bene di salute, nonostante le mille difficoltà, per tre elementi: per la passione che si ha nell'andare avanti, per gli straordinari relatori che tornano e che ci sostengono, e terza cosa, per un pubblico che si sposta, per un pubblico che non è pigro, per un pubblico che si fa tutti gli anni itinerante di luogo in luogo. Spiegavo al professore un po' la specificità del nostro festival, che rispetto agli altri ha sposato questo connubio luogo pensiero e ha accettato, ponendola peraltro, sembra paradossale questo, questa sfida di farsi nomade, di farsi itinerante. Un economista conosciutissimo, il professor Zamagni, non ha certo bisogno di alcuna presentazione. Io mi limito semplicemente a ripercorrere quelli che sono i momenti fondamentali della sua straordinaria carriera. Si è laureato in economia e commercio all'Università del Sacro Cuore di Milano, specializzato all'Università di Oxford, tornato in Italia, iniziò ad insegnare presso l'Università di Parma, ottenendo poi dal 79 l'ordinariato di economia politica. Molto importante anche il ruolo che il professore, e da qui io credo deriva la sua spiccata sensibilità, tanto umana, tanto cristiana, perché ha assunto dei ruoli importantissimi. Nel 1991 è nominato consultore del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e successivamente membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Fra il 2007 e il 2009 tra i principali collaboratori di Papa Benedetto XVI per la stesura della famosa enciclica Caritas in Veritate. Il 9 novembre 2013 è nominato da Papa Francesco membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze.
ha una sterminata bibliografia il professore? Io mi limito a ricordare almeno Dizionario di Economia Civile, la passione, Avarizia, la passione del lavoro, dell'avere, pardon, famiglie e lavoro. Un libro molto importante è quello che lei ha scritto sulla avarizia. E mi permetto soltanto di ricordare questa frase importantissima che lei riporta nel suo libro a proposito della società postmoderna e dell'avarizia. Accusata di essere oggi, la società postmoderna, la principale generatrice di scarsità secondarie, in quanto non permette di distinguere tra bisogni e desideri. L'avarizia è il vizio che più di ogni altro è cresciuto in maniera spettacolare nel corso del secolo scorso. Oggi la brama smodata delle cose pare tornata ed essere percepita come uno dei più seri impedimenti al progresso civile e morale. E poi chiosa, indicando la soluzione che è il tema del nostro festival, cioè dandoci un'indicazione, facendo un segno, come si dice in filosofia, no? Verso la gratuità, verso il dono. I beni non condivisi, scrive il professore, sono sempre vie di infelicità, persino in un mondo opulento. Il denaro tenuto stretto come geloso possesso, in realtà impoverisce il suo possessore perché lo spoglia della capacità di dono. Sono veramente lieto di partecipare a questo 11° festival, è la prima volta che mi accade e quindi esprimo gratitudine a Francesca che con la sua benevola insistenza è riuscita a strapparmi questa serata. E gutta cavat lapidem, si dice, ed è questo un esempio che conferma. Grazie anche al presidente di Confartigianato che ci ospita questa sera. Ricordo a lui, ma lui forse lo sa già, che la parola artigiano è una parola importante, perché tutte le parole in italiano che cominciano per AR, come artigiano, artista, arte, eccetera, hanno la medesima radice greca, e cioè arete. Arete in greco era la virtù, quindi l'artigiano è un virtuoso, così come virtuoso è l'artista. Allora, recuperare il significato profondo, e in questo caso letterale, del termine artigiano, a mio modo di vedere, è un'operazione particolarmente significativa in questo momento storico, quando si tende a vedere l'artigianato come qualcosa invece di residuale, di poco importante o comunque infravalente rispetto ad esempio alla grande industria, ma non è invece così. Mi compiaccio anche perché sia stato scelto quest'anno come parola chiave di questo ciclo di incontri il termine gratuità, che è uno dei termini su cui c'è la massima veramente equivocità, poiché Francesca ha citato la Caritas in Veritate. Voi sapete che le encicliche vengono scritte dapprima in italiano, subito contemporaneamente in latino e poi le traduzioni nelle altre lingue. Quando venne tradotto in inglese, un traduttore, probabilmente un po' incauto, tradusse gratuità in inglese con gratuity. Apriti cielo, chiuditi terra, come si dice. Perché gratuity in inglese ha un significato opposto a quello di gratuità. Gratuity in inglese è la mancia che si dà al cameriere che ci serve al tavolo il pasto di cui noi abbiamo fatto richiesta. Quindi, poiché uno dei cardini di quella enciclica era il principio di gratuità applicato all'economia, gli americani interpretarono, probabilmente per colpa, non loro, ma per colpa del traduttore, come se l'economia fosse basata appunto sulla mancia. Il risultato fu che immediatamente quella traduzione venne ritirata e si usò il termine inglese che è gratuitousness. Gratuitousness è la parola che traduce. Questo per dire che il termine gratuità si presta molti anche in italiano. Voi chiedete a una persona che passa per la strada gratuità, vi dicono gratis, che è esattamente il contrario.
perché una cosa gratis è una cosa che ha un prezzo uguale a zero, la gratuità invece è quell'elemento che ha un prezzo infinito, quindi è esattamente l'opposto del gratis, e cercherò adesso di darvene conto e di dimostrare questo mio asserto. Però la cosa importante è che gratuità non vuol dire gratis, non vuol dire che io produco qualcosa e lo vendo a prezzo zero, perché questo sarebbe un modo talmente sciocco di ragionare da impedire qualsiasi processo di avanzamento sia economico, sia sociale, sia spirituale. Ora, è vero, come ha ricordato Francesca, che la modernità, tra le tante cose positive, ha però commesso, ci ha lasciato questa triste eredità, quella di aver espunto il concetto di gratuità dalla sfera pubblica e riservandola solo alla sfera privata. In passato non era così. Cioè dire, la gratuità oggi viene declinata a livello della sfera individuale. Se io voglio fare una opera di bene, in qualche modo definita, a qualcuno, allora io invoco la mia, faccio appello a un mio senso, che può essere di un tipo della religioso o non religioso, e pratico quell'opera buona. Ma fuori dalla sfera privata la gratuità non ha spazio. Ora, dovete sapere che questo è stato ed è l'errore più grave che si potesse commettere, ed è la causa di tutte le cose perverse che registriamo quotidianamente. Perché si è affermata l'idea che un'economia di mercato, per funzionare bene e per quindi progredire, non ha bisogno della gratuità, o meglio del dono come gratuità. All'economia di mercato si dice bastano i contratti che regolano i rapporti tra persone, rapporti di tipo commerciale, e un adeguato sistema di leggi, cioè di comandi. Per cui, se vogliamo che le cose vadano bene, ci dobbiamo preoccupare che i contratti siano completi, come si dice in economia, cioè prevedano tutti gli accadimenti che una relazione commerciale comporta, e un sistema di leggi che devono essere chiare, fatte rispettare, così via. Ebbene, dovete sapere che questo è un errore fondamentale, anche se purtroppo tanti professori di economia, alcuni anche prestigiosi, continuano ad insegnare questa sciocchezza nelle università e nelle scuole, ma soprattutto nelle università, perché un'economia di mercato, per funzionare bene, ha bisogno, non nega la necessità dei contratti, ci mancherebbe altro, chi ha esperienza economica sa, anche noi facciamo il contratto quando compriamo la mattina il giornale o andiamo al bar a prendere il caffè, è un contratto ovviamente modestissimo, ma è un contratto basato cioè sul principio dello scambio di equivalenti. Io chiedo il giornale, il giornalaio mi dà il giornale, io gli devo dare l'euro se l'euro, un euro è il prezzo di quel giornale. Quindi è ovvio che ci vuole. Così come è ovvio che ci vuole un sistema di leggi, altrimenti l'anarchia sarebbe dominante. Quello che si è dimenticato è che questi due pilastri non sono sufficienti a reggere l'intero modello di ordine sociale, c'è bisogno anche del terzo pilastro, chiamiamolo così, che è esattamente il dono come gratuità. E già allora capiamo qui una distinzione importante, dono come gratuità oppure dono come munus. Munus in latino vuol dire regalo, e allora dobbiamo abituarci a distinguere le cose. Il dono come regalo è una cosa, il dono come gratuità è un'altra cosa. E qual è il modo più semplice per far capire la differenza? Che il dono come munus, come regalo, in effetti è la donazione. Quindi non bisogna confondere il dono con la donazione, perché la caratteristica del dono come regalo è il valore dell'oggetto che è regalato. Cos'è invece il dono come gratuità? È una relazione interpersonale. È la relazione interpersonale. Noi a casa abbiamo 4 nipoti, e la più grande ha 17 anni, la più piccola si chiama Margherita, adesso ne ha 9. E già da tempo
e abbiamo insegnato quella differenza tra dono e donazione. E allora capita a volte che la piccolina approccia una persona e dice: tu sai la differenza che c'è tra dono e donazione? E molti dicono: ma è la stessa cosa. Io dico: no, non è la stessa cosa, perché il nonno ha detto. I bambini sono fenomenali da questo punto di vista, che la donazione è un oggetto, tant'è vero che c'è addirittura un modo di classificare le donazioni, perché se io regalo un oggetto del valore di 100 oppure un oggetto del valore di 1000 fa differenza. Il dono invece è una relazione interpersonale, la relazione che con un determinato gesto, che può anche consistere in un oggetto, ma l'oggetto non è il fine del dono. Il fine del dono è entrare in relazione con te. E allora già capite subito una prima conseguenza importante, che aveva capito molto bene il nostro Seneca, quasi 2000 anni fa, quando nell'undicesima lettera a Lucilio era il suo allievo, e i maestri allora scrivevano le lettere agli allievi per far capire certe cose, dice: attenzione, perché non c'è odio più funesto di chi, ricevendo un regalo, un munus, si vede incapace di restituire. La persona che ha ricevuto finirà col odiare il suo benefattore fino ad ucciderlo. Aveva capito tutto. Le persone intelligenti, quale che sia l'epoca storica, capiscono bene. Ed è proprio così, perché a volte il dono come donazione, cioè dire come regalo, tende a offendere la dignità della persona. Perché? Perché io ti faccio capire che io sono buono e siccome buono ti faccio il regalo e tu devi dipendere da me, perché il tuo benessere, chiamiamolo così, dipende dalla mia generosità. Questo concetto del dono come donazione può essere meglio oggi espresso con il termine filantropia. Chi è il filantropo? Tipicamente una persona ricca che fa un gesto, appunto, come vediamo ogni tanto le cronache ci raccontano in America, questi grandi capitani d'industria che tirano fuori milioni e milioni di dollari per creare questo, quell'altro. Ecco, quella è donazione. Ma chi riceve quello finirà col odiare il suo benefattore, come aveva detto Seneca. Quando noi ad esempio mettiamo l'elemosina nella scodella di qualcuno che ce lo chiede e mettiamo un soldino, cosa pensate voi? Che quello in cuor suo ci ringrazi, ma neanche per sogno, magari a parole ci dice grazie, ma lui pensa diversamente, perché si sente umiliato e offeso nella sua dignità. Il dono come gratuità non fa così, perché stabilisce una relazione e di conseguenza il dono come gratuità trasforma la persona. Trasforma la persona sia di chi dà sia di quella che riceve. Per essere, come dire, banale, se io vedo uno che è in una situazione di disagio e gli parlo o le parlo e gli dico cosa sai, eccetera, eccetera, questo modo di interagire immediatamente crea una situazione diversa rispetto a quella che si potrebbe avere quando io, vedendo che tu sei in qualche bisogno, allungo una moneta, allungo una somma di denaro e così via. Ecco allora cosa vuol dire che la modernità ha trasformato il concetto di dono. Dal dono come gratuità l'ha reso il dono come regalo, come donazione. E infatti oggi si parla di filantropia, corporate philanthropy si dice in inglese, la filantropia d'impresa, si parla di elemosina. Oh, non è più molto usata, ma la filantropia è la stessa cosa dell'elemosina, è la stessa. E a questo riguardo mi piace sempre ricordare una frase che circolava già nel 1300 nelle regioni dell'Italia centrale e poi via via altrove ad opera dei francescani, perché su questo San Francesco aveva le idee molto chiare, perché San Francesco era molto intelligente, non è solo il personaggio che a volte in forma oleografica lo si rappresenta, era un imprenditore, era un artigiano ed era un imprenditore di grande successo, perché era bravissimo, e però a un certo punto si stufa di fare soldi
e suo padre era Bernardone, era un altro grande imprenditore che aveva accumulato tanti soldi. A un certo punto dice: io non mi diverto più, come dire, e fa l'atto della conversione, eccetera. Ebbene, la frase che circolava già nei nostri territori nel 1300 è questa, pensate, è 1300, francescano: l'elemosina aiuta a sopravvivere, ma non a vivere, perché vivere è produrre e l'elemosina non aiuta a produrre. Pensate voi se ripetessimo tutti noi in Italia questa frase 3 volte al giorno, prima dei pasti, cambieremmo il paese. Invece no, prevale l'atteggiamento assistenzialistico, l'atteggiamento da piagnisteo, di chi fa l'elemosina e così via. Ma con l'elemosina noi non aiutiamo le persone a vivere, perché la vita è quando diamo a ciascuno la possibilità di fiorire, di appunto produrre. Cosa vuol dire produrre? La fioritura, la eudamonia di cui parlava Aristotele, eccetera. Se io ti do l'elemosina è chiaro che tu sopravvivi, non muori di fame. Con l'elemosina, ma quella non è vita, quella è la vita dell'animale. Vogliamo che la persona venga messa allo stesso livello dell'animale? Se voi a un cane che è affamato gli buttate un pezzo di carne, glielo buttate anche così, lui non fa né caldo né freddo, perché il cane è interessato solo a mangiare. Ma se a una persona voi gli buttate un pezzo di pane per sfamarsi, cosa pensate voi di fare un'operazione degna della dignità umana? Certamente no. Ecco allora il punto adesso in questione. Siamo arrivati in questo senso alla crisi economico-finanziaria del 2007-2008, è stata un po' una sorta di cartina al tornasole. Siamo arrivati in questi ultimi anni a capire il limite di questa, direi, cultura, subcultura che la modernità ha introdotto. Che ci stiamo rendendo conto oggi cosa abbiamo perso e cosa stiamo perdendo per non voler inserire la categoria del dono come gratuità dentro la sfera pubblica, cioè dentro la sfera economica, non tenerla fuori, come ho detto all'inizio, atteggiamento privatistico legato ai sentimenti morali, al buon cuore, eccetera. Ce ne stiamo e allora adesso la domanda diventa: quali sono, in una situazione che io sono certo si andrà a realizzare nel futuro, non so però dire quanto tempo ci arriverà, in una situazione in cui si tenderà a recuperare quello che abbiamo perso, quali sono gli ambiti dove una categoria del dono come gratuità oggi è massimamente richiesta? Dove darebbe il massimo dei frutti? Primo, nell'affermazione del primato del bene sul giusto. Questo è un festival di filosofia, qualcosa devo concedere, però lo sappiamo che non tutti sono tenuti a essere filosofi di professione. L'idea, vedete, nell'antichità greca c'erano due personaggi notevoli, Platone e Aristotele. Platone diceva: prima c'è il giusto, poi viene il bene. Aristotele, suo allievo, dice il contrario: prima c'è il bene, poi viene il giusto. Questo vuol dire il primato del bene sul giusto. Ebbene, oggi occorre riaffermare questo principio, perché la giustizia, se non è finalizzata al bene, diventa giustizialismo, e il giustizialismo provoca lacerazioni nel tessuto sociale e regressi pericolosi. C'è una storia, una storiella che sembra di origine araba, che meglio di ogni altro ragionamento ci permette di capire il punto in questione. È nota come la storia degli 11 cammelli, non so se voi l'avete mai sentita, qualcuno ne parla, però io mi meraviglio sempre perché non se ne parli mai di queste cose, soprattutto ai giovani, nelle università, nelle scuole o nelle famiglie. La storiella è la seguente. Un cammelliere è prossimo alla morte, scrive il testamento. Voi sapete che il testamento ha il valore della legge. Lui ha 3 figli maschi. Al primo lascia un mezzo, la metà di tutti gli averi. Al secondo lascia un quarto e al terzo figlio lascia un sesto. Avrà avuto le sue ragioni per far questo, non è questa la cosa importante. E muore. I figli
I tre fratelli aprono il testamento, leggono quello che vi ho detto e scoprono che l'asse ereditario consisteva in 11 cammelli, tutto quanto questo signore era riuscito ad accumulare nel corso della sua vita, e inizia il litigio, perché 11 non è divisibile per 2, farebbe 5,5, e il primo fratello chiede agli altri: datemene 6. E gli altri rispondono: ma come, tu hai avuto una quota superiore alla nostra, accontentati di 5, niente da fare. I tre fratelli dalle parole passano alle mani e dalle mani alle armi, il pugnale, e qualcosa di brutto sarebbe successo se si sarebbero scannati, se per caso non stesse passando di lì un altro cammelliere che non aveva vincoli né di parentela né di conoscenza con i tre. Vede il trambusto, scende dal suo cammello e chiede: come mai? Loro raccontano, e a quel punto questo cammelliere, che ripeto non aveva nessun legame, fa il gesto, cioè dona il suo cammello ai tre fratelli. A quel punto l'asse ereditario diventa di 12. Fate i conti, non c'è la lavagnetta, ma se state, fate mente locale. 12 diviso 2 fa 6, al primo 6. 12 diviso 4 fa 3, e siamo a 9. 12 diviso 6 fa 2, totale 11. A quel punto quel cammelliere riprende il suo cammello e prosegue per la sua strada. Qual è il messaggio che questa storiella ci insegna? Duplice. Primo, che in molte situazioni le regole della giustizia non bastano a garantire la pace. In questo caso le regole della giustizia sono quelle iscritte nel testamento, che ha valore di legge. Ma i tre fratelli si sarebbero uccisi. Pensate nella storia, quante guerre sono state combattute in nome della giustizia? Tantissime. Allora, quando io sento dice: ah, ci vuole, chiaro che la giustizia ci vuole, ma non basta. Quando la giustizia però si sposa con il principio del dono come gratuità, si ottiene il risultato desiderato, perché è stato sufficiente il gesto del donare per sbloccare la situazione. Quindi il primo messaggio è che la giustizia ci vuole, è necessaria, ma non è sufficiente. Secondo messaggio: il cammelliere non ha perso, ha guadagnato, ha recuperato il suo cammello e in più ha ottenuto sicuramente la gratitudine dei tre fratelli, che post factum hanno capito che stavano per compiere un qualcosa di tragico, di brutto, e quindi gli manifestano gratitudine a quel cammelliere. Il che vuol dire che chi dona gratuitamente non perde mai, non perde mai. Se io invece faccio il regalo lo perdo, perché se io ti regalo questa matita, io dopo non ce l'ho più. Ma il dono come gratuità, che è una relazione interpersonale, arricchisce sempre il donante e il donatario, chi dona e chi riceve, eccetera. Ecco allora cosa vuol dire affermare il principio del bene, il primato, scusate, del bene sul giusto, che non vuol dire eliminare la giustizia, perché, dopo, come l'episodio ci insegna, quanto era scritto nel testamento viene rispettato, cioè la proporzione un mezzo, un quarto, un sesto è rispettata, ma è cambiato il contesto. E ho trovato recentemente una frase molto bella, questo per dire quando ci sono certi concetti che sono profondi, perché arrivano nel profondo della nostra non solo cultura ma della nostra coscienza, di Shakespeare. Shakespeare nel Mercante di Venezia, che è una delle sue opere importanti, principali, sentite cosa scrive. Sapete Shakespeare inglese, il periodo storico, 1600, cito: la misericordia è al di sopra del potere degli scettri dei re. Essa ha il suo trono nel cuore dei sovrani,
ed è l'attributo di Dio stesso. Il potere terreno diventa allora più simile a quello divino solo quando la misericordia tempera la giustizia. Lui non sapeva la storiella degli 11 cammelli, ma esattamente questo, dove in questo caso misericordia l'ha interpretato nel senso della pratica del dono come gratuità. Quindi vedete, Shakespeare aveva capito, deve temperare la giustizia. Perché quante volte anche voi avrete sentito gente che dice non è giusto quello, ed è vero che quello là non ha fatto una cosa, e allora bisogna farlo fuori, vedete? È chiaro che questo produce solo disastri a non finire. Ecco allora un primo punto, bisogna che recuperiamo un antico pensiero e che ci permetta di rimettere le cose in ordine. La giustizia ci vuole, ma non basta per garantire la pace e soprattutto per garantire il progresso. In molte situazioni un gesto di carità, se uno usa il termine tipico della tradizione di pensiero cristiano, ma può usare anche un altro termine, non fa differenza, in molte situazioni l'uso di un'azione caritatevole nel senso della agape greca, agape è la carità, perché charis vuol dire gratuità sostanzialmente, sblocca la situazione molto meglio e molto più in fretta che non applicare dei principi che sembrano ineccepibili, come a volte certi giuristi vorrebbero farci credere, ma non è così. Una seconda, direi, area dove oggi la categoria del dono come gratuità va recuperata è quella di trovare e di cominciare a declinare il principio di reciprocità. Ora, questo è uno degli argomenti che sempre, quando devo dialogare con certi filosofi, con Jean-Luc Marion oppure Derrida, è scomparso, che mi trova sempre in opposizione, dico voi non capite perché non capite, perché non avete i piedi per terra, perché questi filosofi danno un concetto del dono che è sbagliato, non perché lo dica io, lo dice la realtà, e adesso cerco di chiarire, perché interpretano il dono come donazione, è tutto lì, questo è il punto, perché lo so anch'io, che se tu interpreti il dono come donazione, cioè come regalo, è ovvio che non puoi aspettarti niente, ma chi l'ha detto che quello è l'unico concetto di dono? Lo stesso Mauss, si dovrebbe dire, che è un famoso francese che ha dato allegato, è interessante perché, vedete, il suo libro ha per titolo Saggio sul dono, questo è il titolo, ma il sottotitolo è rivelatore, Forma e natura dello scambio nelle società arcaiche, vedete, dello scambio. Questo è il punto, perché Mauss non parlava del dono come gratuità, ma ha parlato nel suo libro del dono come donazione. E infatti arriva a dire che se io ti regalo questo, io mi aspetto che tu domani mi regalerai quest'altro. Come quando, tutti l'abbiamo fatta esperienza, si fanno le liste di nozze, no? Si sposa un familiare, si fa la lista di nozze. E gli altri, e voi fate, scegliete. Perché? Perché poi, quando l'anno dopo qualcuno dei vostri familiari farà, si sposerà e metterà la lista di nozze, vi aspettate altrettanto. E se io non faccio altrettanto, subito partono, avete già capito, eccetera. E questo è quello che avviene. In altre parole, il punto è che un conto è lo scambio di equivalenti, altro conto è la reciprocità. Ebbene, la reciprocità è una relazione tra persone che ha come primum movens esattamente un gesto di gratuità. Lo scambio, invece, ha come suo primum movens il perseguimento di un interesse. E non c'è niente di male, che sia ben chiaro. Un economista non può essere contro lo scambio. Quello che sto dicendo è che tra di noi esseri umani non ci possiamo ridurre solo a rapporti di scambio, perché i rapporti di scambio vanno bene in certe aree. Io compro il caffè e devo dare un euro, quello è uno scambio,
io do l'euro e il barista mi dà il caffè. Io ho la mia abitazione, la voglio vendere perché ho bisogno di soldi e vado a cercare qualcuno che me la compra. Questo è un atto di scambio e ci vuole. Ma vogliamo ridurre tutti i rapporti tra gli umani a questo modello dello scambio? Ovviamente no. Come sono i rapporti all'interno di una famiglia? Tra i membri di una famiglia, tra genitori e figli, moglie e marito, fratelli e sorelle. Secondo voi sono relazioni di scambio? Quando io pongo la domanda molti mi dicono sì, purtroppo, e lo so anch'io. Ecco perché le famiglie si stanno rovinando. Perché una certa pseudocultura che è arrivata d'oltreoceano ci ha fatto credere che per mandar bene le cose entro la famiglia bisogna attuare rapporti di scambio. Allora la mamma dice al figlio o alla figlia: quanto vuoi per rassettare la camera, per lavare i piatti? Ma dice 5 euro, no, sono troppi 5 euro, facciamo 4. Quando nella famiglia entra la logica dello scambio, quella famiglia va a catafascio, ve lo assicuro io. È solo una questione di tempo, prima o dopo, perché la famiglia come istituzione naturale non può sopportare la logica dello scambio. Nella famiglia, se io vedo che mio fratello o mia sorella è in difficoltà, non gli vado a dire: ehi, adesso io ti aiuto, ma tu quanto mi dai dopo? Oppure mi garantisci che farai altrettanto, eccetera. Quello è lo scambio. La reciprocità nasce sempre da un gesto del dono come gratuità. Cioè io mi muovo verso di te perché voglio stabilire con te una relazione che in questo momento avvantaggia forse più te di me, ma avvantaggia anche me. Perché come sta scritto, c'è più gioia nel dare che non nel ricevere. E se c'è più gioia nel dare che non nel ricevere, è ovvio che quello che dà, tra virgolette, se non equivocate, ci guadagna, perché ci guadagna la gioia di vivere. Perché il guadagno non è solo quello monetario. Chi l'ha detto che il guadagno è solo quello monetario? Quello è un tipo di guadagno e così via. Ecco allora la seconda area. Noi dobbiamo capire che nella realtà delle nostre società non possiamo fare in modo che tutte le relazioni di tipo economico siano governate dal principio dello scambio. Noi dobbiamo far sì che nella realtà possano vivere fianco a fianco tipi di impresa che applicano al proprio interno, nei confronti di altri, il principio di reciprocità. Questa è una grande sfida. Che vuol dire in termini, se volete, più, come così, più pratici? Che devono sussistere tipologie diverse di impresa dentro un'economia di mercato vitale. E non come qualche sciocco va dicendo, anche di questi tempi purtroppo che hanno potere, che ci deve essere solo un tipo di impresa, la grande impresa di tipo capitalistico oppure la grande impresa finanziaria che opera sui mercati speculativi. Io non dico che non ci debbano essere, dico che non deve essere l'unica, che accanto a quello ci devono essere imprese sociali, imprese cooperative, devono esserci fondazioni che si chiamano operative e via discorrendo. Perché? Perché se noi non immettiamo dentro la sfera economica delle pratiche di reciprocità e affidiamo tutte le relazioni economiche allo scambio, voi capite che quel paese, quella comunità è destinata al declino. E soprattutto è destinata alla infelicità, come in effetti verifichiamo quotidianamente, eccetera. Ecco allora, vedete come ragionare in questi termini allarga l'orizzonte. Non è più solo un problema di, ho citato prima la famiglia, perché è la società naturale dove il principio di reciprocità alberga. Però non basta, noi dobbiamo portare il principio di reciprocità anche dentro l'economia. Pensate la stessa cosa all'interno di una stessa impresa. Voi, se io fossi un imprenditore, potrei pensare di ottenere dai miei collaboratori d'impresa il meglio di quel che sono in grado di dare solo basandomi
sulla logica dello scambio, del tipo tu fai 8 ore al giorno, io ti do 1500 euro al mese o quello che è, cioè. Ma neanche per sogno. Se non si instaura un rapporto di natura autenticamente umana, che vuol dire se non si valorizzano le motivazioni intrinseche e non soltanto quelle estrinseche. È chiaro che ognuno di noi quando agisce, agisce perché ha delle motivazioni estrinseche, che in questo esempio vuol dire i soldi che ottengo, perché bisogna mangiare, bisogna vivere, ci vuole. Ma vogliamo ridurre gli esseri umani al livello degli animali? Gli animali agiscono solo con motivazioni estrinseche. E se noi ammettiamo che l'essere umano ha la caratteristica e ha la dignità che vogliamo che abbia, dobbiamo far spazio alle motivazioni intrinseche. Cioè quello, voi chiedete ad esempio a certi medici, dice, ma perché tu hai scelto di fare il medico? Qualcuno vi dirà, perché sono pagato bene. O una, adesso oggi non più tanto, ma una volta era così. Una volta era così, era la categoria più pagata. E chi ragionasse così è uno che ha motivazioni estrinseche. Ma voi trovate tanti altri medici, forse di più, che vi dicono, perché io ho come dentro di me la voglia, la volontà di salvare la vita o di togliere la sofferenza ad altri. Quello è uno che ha scelto di fare il medico perché ha motivazione intrinseca. Allora, la stessa cosa agli insegnanti. C'è chi dice io insegno perché devo arrivare a fine mese, c'è uno stipendio sicuro. E dopo secondo, ci lamentiamo che gli studenti non imparino o che gli studenti dicono peste coromba per forza, perché vedono che quell'insegnante, il loro insegnante, è quasi come un mercenario, è lì solo perché lo pagano. Chi ognuno di noi ricorda nella propria infanzia? Quei maestri, quei professori che ti trasmettevano una passione, perché avevano motivazioni intrinseche. Questi esempi ci fanno capire che cos'è il principio di reciprocità. Una relazione nella quale c'è uno, per dirlo in termini, come si suol dire, un po' filosofici, la reciprocità è un dare senza perdere e un prendere senza togliere. Dare senza perdere e prendere senza togliere. Nello scambio non è così. Perché se io nello scambio ti do questo in cambio del prezzo, io l'ho perso, non ce l'ho più. Questa matita ce l'hai tu. Invece nella reciprocità non è così. Voi provate a chiedere a un genitore che dà, che fa questo, quell'altro, dà questo al figlio. Dice, ma tu gliel'hai dato, adesso non ce l'hai più. Il genitore vi guarderà e dirà, come non ce l'ho più? Ma volete scherzare? Perché il figlio è parte di me. E quindi non solo non, io ne ho ancora di più, ma ho ancora di più la gioia di aver donato. Perché questo dono, ad esempio, ha fatto spuntare un sorriso sul volto del mio bambino, e così via. Ecco allora perché qui c'è un compito importante, ma non si può parlare di tutto in questa occasione, della cosiddetta politica con la P maiuscola. Perché il vero politico, nel senso di statista, non di politicante, il vero statista è quello che nel disegnare le regole del gioco, il sistema di leggi, di regolamenti, deve fare sì che la pratica della reciprocità venga esaltata e non come invece in maniera sciocca e testarda viene, che viene repressa. Perché voi vedete che nella cultura dominante, guardate la pubblicità, guardate i messaggi multimediali, la logica è ottenere il massimo di guadagno da ogni relazione. Se poi c'è da sfruttare senza che essere pizzicati, bene. Se c'è da inquinare l'ambiente perché così si guadagna poi, benissimo, e così via. Questo è il punto. E dopo ci lamentiamo noi stessi che le cose non vanno. Ecco, quando ci lamentiamo dobbiamo ricordarci, guardandoci, mettendoci ognuno di noi di fronte allo specchio e dire, ma io pratico o no fuori dalla famiglia, nell'ambiente di lavoro, la logica della reciprocità? E guardate che quando questo viene fatto, i risultati sono travolgenti. Le imprese di successo
Non date retta a quegli pseudoeconomisti che vi dicono: ah, le imprese di successo sono quelle che hanno fatto. Quelle sono stupidaggini, non perché non siano vere, ma perché le sanno tutti. L'impresa di successo è quella che ha un imprenditore che al proprio interno, dentro la propria impresa, con i propri dipendenti, instaura una logica di reciprocità. Perché allora a quel punto i dipendenti danno il meglio di loro stessi, danno, come dire, l'anima, come si dice in gergo, non semplicemente timbrano il cartellino e fanno solo quello che viene richiesto minimalmente, eccetera. E la stessa cosa vale nella scuola. Vi ricordate la grande frase, non dimenticate mai, di Goethe? Goethe, che è stato un grande, diceva: si impara solo ciò che si ama. Si impara solo, non dice si impara solo ciò che si studia. Se voi a un giovane non gli trasmettete l'amore, la passione, in questo caso del sapere, potete obbligarlo a studiare 10 ore al giorno, lui starà lì, ma non imparerà niente. Questo ormai lo sanno tutti, e invece no. Uno dice: ah, tu vai male a scuola e devi studiare, ti metto il comando. Vedete la logica dello scambio, altrimenti non ti compri il motorino. E quel povero ragazzo o povera ragazza imparerà sempre di meno. Se vuoi che il tuo allievo o tuo figlio studi, devi fargli toccare con mano l'amore dello studio, e allora vedrete che parte, non ci sarà più bisogno di stargli dietro, di minacciarlo, di dire qua, di dire là, cose che fra l'altro si leggono sulle cronache e così via. Terzo punto è quello che riguarda la questione della, mettiamolo in questi termini, delle regole che riguardano la distribuzione del reddito e della ricchezza. Allora qui, anche se questo non era il tema, un accenno fugace devo farlo. Voi sapete che negli ultimi 40 anni, nel nostro come negli altri paesi, nel mentre la ricchezza complessiva è aumentata enormemente, l'indice di diseguaglianza per gli addetti ai lavori, il coefficiente di Gini, ma non entriamo nel tecnico, è aumentato più che in proporzione. Cioè, in una fase storica di oltre poco più di 40 anni, in cui la ricchezza e il reddito aumentano, la diseguaglianza tra gruppi sociali è aumentata più che in proporzione. Cioè dire, se la ricchezza è aumentata di 4 volte, la diseguaglianza è aumentata di 8 volte. Ed è il fenomeno che oggi è sotto gli occhi di tutti. Cioè la distanza che separa i ricchi dai poveri oggi, la distanza, fate conto che ci siano, è superiore a quella del passato. Allora uno dice: ma come si spiega questo? Perché qualcuno dice: ma anche una volta i ricchi, lo so anch'io, i ricchi poveri sono sempre stati. Ma qual è la differenza? Che nel passato i poveri erano poveri perché non ce n'era per tutti, perché la macchina produttiva non produceva abbastanza per tutti, qualcuno doveva rimanere senza mangiare. È vero, chiediamo ai nostri nonni, chi è vecchio come me, i nonni vuol dire andare alla fine dell'Ottocento, che ci raccontavano delle scene veramente. Oggi non è così. E oggi ci sono i poveri non perché non c'è la ricchezza, perché la ricchezza è aumentata. Non so se è chiaro il concetto. Non è la scarsità delle risorse, ce ne sono fin troppe di risorse. Allora, questo voi capite che è un paradosso. Paradosso è una parola greca che significa meraviglia, sorpresa. Il paradosso è qualcosa che uno non si aspettava che accadesse e che invece accade. E così aver cancellato dal discorso, oltre che dalla pratica, la categoria del dono come gratuità, ci sta presentando il conto. Ecco, allora uno potrebbe dire: ma è poi così importante occuparsi della diseguaglianza? Chiaro. Perché la diseguaglianza, vedete, quando supera una certa soglia, e ormai ci siamo arrivati, produce la instabilità sociale, e cioè i sollevamenti, le sollevazioni popolari, le varie forme di terrorismo, eccetera, quindi minaccia la pace e minaccia la democrazia. Non vi siete mai chiesti voi perché nell'Italia del dopoguerra, quando
si mangiava una volta al giorno, mica più, però tutti andavano a votare. Noi siamo arrivati nel dopoguerra ad un tasso di partecipazione elettorale del 96-95%, non andava a votare solo quelli che non riuscivano a camminare, ammalati. E oggi vedete qual è le elezioni dell'altro giorno, qual è il tasso di... Come si spiega questo? Perché chi viene in un certo senso escluso dalla partecipazione al processo e alla società non va a votare e quindi ne risente la democrazia. Che democrazia mai è quella in cui oltre il 40% degli aventi diritto non va a votare? E quando si arrivasse al 50% diventano problemi seri, perché è il principio democratico che viene messo. Quindi dobbiamo sapere che l'aumento endemico vuol dire dal di dentro, delle diseguaglianze minaccia la pace e minaccia la democrazia. Ma noi vogliamo la pace e vogliamo la democrazia. Ecco allora perché avere fatto spallucce. E io me lo ricordo perché quando ero studente, anche a Oxford, eccetera, l'argomento era l'importante è l'efficienza, la crescita, comunque, non importa. E io sempre pensavo, dico, ma ci deve essere qualcosa che non funziona nella testa, e infatti la realtà si è incaricata di dimostrare che non funziona. E così via. Ecco allora, vedete, tre ambiti dove... Oggi, per quanto riguarda la sfera economica e sociale, il reingresso della categoria del dono come gratuità giocherebbe un ruolo fondamentale. Perché altrimenti, sapete qual è il rischio? Che la gente esca dicendo, ah sì sì, bella la gratuità, bello il dono, però lo facciamo appunto a livello individuale. No, no, no. Bisogna farlo a livello delle strutture portanti. Cioè delle istituzioni. Istituzioni vuol dire regole del gioco. Bisogna farlo mettendo il bene comune sopra la giustizia, cioè la giustizia deve servire al bene comune. Ecco perché recentemente abbiamo introdotto un concetto nuovo che è quello di giustizia benevolente, che vuol dire la giustizia che vuole il bene. Benevolente è la giustizia che vuole il bene. Quindi non basta più parlare di giustizia. Io parlo di, a me piace la giustizia benevolente, perché la giustizia per la giustizia diventa giustizialismo, e il giustizialismo sapete cosa fa? Fa tagliare la testa. Dopo la rivoluzione francese, Robespierre e tutti gli altri cosa hanno fatto? Hanno introdotto la ghigliottina. Sapete che la ghigliottina cosa lavorava tutto il giorno, e tagliava bene le teste, vedete dove porta, e lo facevano in nome della giustizia. Ti taglio la testa perché tu non hai rispettato quella certa regola. Vogliamo andare in quella direzione? Capite? Secondo, bisogna che consentiamo a quei soggetti individuali e collettivi che nel loro agire economico vogliono mettere in pratica il principio di reciprocità, di non essere vincolati da burocraticismi, che la burocrazia in tutto questo ha una gravissima responsabilità, perché la burocrazia uccide, sapete, uccide, e uccide perché ti fa rispettare la lettera della legge e non lo spirito, è tutto lì il punto. E allora dobbiamo batterci perché a livello di società civile, chi, senza obbligare niente a nessuno, perché guai obbligare, ma chi vuole, perché se lo sente dentro, perché ha le motivazioni intrinseche di esprimere una certa Weltanschauung, cioè visione del mondo, di poterlo fare senza dover patire le pene dell'inferno perché deve riempire moduli su moduli, pagare di qua, pagare di là e così. Terzo, bisogna che affrontiamo il nodo gordiano dell'aumento delle diseguaglianze, e questo è possibile farlo. Certo, adesso non ho il tempo di entrare nelle esemplificazioni, ma vi assicuro che è possibile. Tanto per darvi subito un esempio immediato, bisogna subito chiudere i paradisi fiscali. Avete visto il caso di Panama? Nella lista degli 800 italiani che avevano portato fior di milioni a Panama.
non ho visto i vostri nomi, quindi vuol dire che siete me, non appartenete a quella categoria. Però ditemi voi se non è una... Se, non c'è parola, c'è gente che produce il reddito qui, in questo paese, a Brescia, facendo, e poi il risultato utile lo porta là e quindi ruba al proprio paese, ai propri cittadini, quello che dovrebbe invece restituire per tener conto del tributo. Allora, questo è solo un esempio, ma volendo se ne possono aggiungere tantissimi altri, che vuol dire esattamente smetterla di pensare all'aforisma di origine americana che dice: una marea che sale solleva tutte le barche. Non credete a chi dice questo. L'aforisma è bello, è l'aforisma che è servito al pensiero neoliberista per dire: non preoccupatevi della distribuzione del reddito e della ricchezza, l'importante è che la marea salga. Cosa vuol dire la marea? Che il PIL, il reddito nazionale, aumenti, perché se aumenta, come dire, la torta si allarga e ce ne sarà per tutti. Non è vero niente, perché oggi la marea continua a salire, perché la ricchezza aumenta, ma solleva solamente gli yacht, cioè le barche grosse. Le barche piccole rimangono impantanate in fondo al fango. Ecco, allora, andando verso la conclusione, perché così se ci sono delle domande sarò lieto di dare ad esse risposta, è come affrontare il tema del dono come gratuità. In un'ottica di questo tipo diventa concreto, non è solo un vago richiamo ai sentimenti morali, che pure sono importanti, o la solita, come dire, ramanzina del tipo facciamo i buoni, facciamo... No, questo è un modo volgare di trattare il problema, perché bisogna che il dono come gratuità si incarni dentro le strutture portanti della società, quelle la politica, quelle dell'economia, quelle del diritto e così via. Ora, se mi è consentito, ho detto, delle quattro nipoti, la più piccola si chiama Margherita, adesso ha 9 anni. L'anno scorso, aveva 8 anni, viene da me e mi dice: nonno, insegnami delle cose difficili. E voi capite perché, perché essendo la più piccola, gli altri 3 sempre a dirle: tu sei piccola, non capisci, non puoi seguire, non puoi stare con noi. Allora lei dice: sì, io imparo delle cose difficili, è la volta che posso rivalermi. E allora le dico: sì, ci sto, Margherita. E le chiedo: tu sai che cos'è la bellezza? E lei mi risponde: nonno, questo è difficile, dimmelo ben tu. E allora io le do la definizione che è di San Tommaso d'Aquino. E cioè, la bellezza è lo splendore della verità. Provate a pensarci, è così. Perché la verità è bella. E quando voi dite una cosa vera, questa risplende. E quindi è bella. Lei è tutta contenta, ovviamente senza capire il significato, come dire, filosofico, va dallo zio, che è uno dei nostri generi, e gli dice: zio, tu sai che cos'è la bellezza? Lui stava trafficando, la guarda e dice: ma che domande sono queste? Non farmi perdere tempo, non vedi che sto lavorando? Ah, dice: non preoccuparti, te lo dico io, la bellezza è lo splendore della verità. Poi quello lì un altro po' sviene, la bambina di 8 anni. E a quel punto gli fa il gesto per il quale io poi ho dovuto sgridare anche il genere. E cioè le chiede: io non ho saputo rispondere alla tua domanda, vediamo se tu adesso rispondi alla mia domanda. Tu dimmi che cos'è la verità. Sapete cosa ha risposto, ma io non ero presente, cosa ha risposto Margherita? La verità è quella che dice il nonno. Ora, voi dovete sapere che io per diverse notti non sono riuscito a prendere sonno. Perché continuavo a chiedermi: ma qual è il messaggio che mi arriva? Cioè, qual è il messaggio che attraverso il gesto della bambina, piccola, innocente, mi è stato recapitato? Perché le cose non avvengono mai a caso. Noi dobbiamo sapere
interpretare quello che ci viene detto, quello che ci accade nella quotidianità. Quindi se qualcosa ci accade non dobbiamo essere come i superficiali che passano oltre. E allora io penso, alla fine mi è arrivata a rispirare, e cioè che i bambini arrivano alla verità dapprima per via di cuore e solo dopo per via di cervello, di intelligenza. Cioè i bambini arrivano al vero non per via di ragionamento o di calcolo razionale, ma per via di amore. Lei sa che io le voglio bene, bene, e quindi lei ha pensato: se il nonno mi vuole bene non mi può dire le bugie, e quindi dice la verità. Ecco allora il messaggio per noi adulti. E noi purtroppo troppo spesso pecchiamo di razionalismo, che è l'atteggiamento di chi dice: io arrivo alla verità perché sono per via di intelligenza, per via di ragionamento, che è chiaro che ci vuole, ci mancherebbe altro, ma in molte situazioni di vita si fa prima e si ottengono risultati superiori se facciamo mandare avanti il cuore. E badate che il cuore è la stessa parola che entra in un'altra parola che è misericordia, perché misericordia, cordia in latino vuol dire cuore, vuol dire dare il cuore ai miseri, misericordia, dare il cuore ai miseri, non è dare l'intelligenza ai miseri, bisogna darla, ma prima diamogli il cuore, dove il cuore è il luogo dove si appunto coltiva quel principio che questa sera abbiamo chiamato del dono come gratuità, che, ripeto, non va a sostituire l'altra dimensione, ma in molte situazioni di vita faremmo bene, anche per la nostra stessa esistenza, a dare la precedenza, cioè il primato alle ragioni del bene, eccetera. Ecco allora, concludendo, vorrei concludere con parole di una autore americano molto noto in America, ma anche abbastanza in Italia, scomparso tanti anni fa. Si chiamava Robert Merton, autore di importanti libri di spiritualità, uno dei quali ha per titolo Nessun uomo è un'isola, tradotto oltre 50 anni fa anche in italiano. È un libro molto bello. Termina questo libro con le parole che adesso vi ripeto, scrive Merton: il tempo galoppa, la vita ci sfugge tra le mani, ma ci può sfuggire come sabbia oppure come semente. A noi la scelta, sapendo che se ci sfugge come sabbia, questa quando cade al suolo, la semente quando cade al suolo sempre produce e genera frutto, tanto poco, presto o tardi, a seconda delle circostanze. Ecco allora, in conclusione, l'augurio che possiamo farci reciprocamente, vedete la reciprocità che riemerge, è che proviamo a pensare, fare sì che la vita ci sfugga tra le mani come semente. Questo ci darebbe veramente quella gioia di vivere che oltretutto ci fa stare bene. Grazie.